Ciao a tutti, allora eccomi qua a farvi un video haul degli acquisti creativi che ho fatto qua a Manchester. Mi sono stupita molto del fatto che ci fossero talmente tanti negozi creativi qua e enormi oltretutto. Uno è grosso quanto un hobby, come gli hobby che abbiamo in Italia, e un altro è un negozio per creativi e hobbisti a due piani. Ed è in centro Manchester, nel Northern Quarter, quartiere nord, e invece l'altro è a Stockport, che è la cittadina. Io abito a metà tra il centro di Manchester e Stockport, che è quest'altra cittadina, che fa sempre parte, diciamo, della provincia di Manchester. E io abito a South Reddish, che è un quartiere a metà. Quindi ho trovato questo negozio anche a Stockport e ci sono andata subito, che tra l'altro conoscevo già perché hanno anche uno shop online e ogni tanto l'avevo guardato. E non so se lo conoscete anche voi, si chiama Hobbycraft. È questo qui. È il simbolo. Hobbycraft. L'altro invece è un negozio, non è una catena, è un negozio privato, credo. E si chiama Aldus. E ha due piani e vende materiale anche Hobbycraft vende materiale per fai da te abbastanza semplice, mentre Aldus vende più cose anche per artisti, per chi lo fa proprio di mestiere o comunque sta facendo un'accademia d'arte, quindi è a due piani, ci sono tantissime cose. E sono stata lì delle ore in questi due negozi. Purtroppo sono abbastanza costosi, devo dire, rispetto all'Italia. Un panetto di fino, non ho comprato pasta appunto perché era molto costosa. E poi, vabbè, per comprare il fimo, la pasta, la sculpi, così li posso comprare anche in Italia. E sono costosini, sono circa un panetto 2,5 sterline e sono più di 3 euro, quindi sicuramente molto più costosi che in Italia. E niente, vi faccio vedere che cosa ho acquistato in questo negozio che vi dicevo in centro a Manchester, che si chiama Fred Aldus, nel quartiere nord, che è il quartiere un po' artistico della città. Ho acquistato questo set di perline che confezionano loro. Qua ci sono perle, ci sono bianche, nere, grigio scuro di diverse dimensioni. Qua ci sono delle mezze perle bianche e ovali e quadrate, tipo cabochon. Qua ci sono delle perline con gli strass. Qua ci sono delle tipo Swarovski a cuore e varie forme. E qua ci sono sempre a cuore mezze perle e cabochon. E qua degli intercalari con gli strass. Ho preso sempre questo, che è un altro set, sempre preparato da loro, dal negozio. Anche qua ci sono delle perle nere. Di vari tipi, di varie dimensioni, anche qui. E qua ci sono dei cabochon con i fiori. Qua ci sono mezze perle bianche di tante dimensioni, c'è anche a fiore e c'è questo cuore fatto in questo modo. Anche qui più o meno le stesse cose, ce ne sono di vari tipi e sono tutte sul bianco e sul nero. Sul perlato bianco e il nero, qua c'è un cabochon con i fiori. Poi per fare gioielli in resina ho preso queste boccettine di strass che ci sono di vari tipi. A cuore, questi sono a cuore. Qua invece ci sono i filini, qua i puntini normali, le stelline e la polverina fina fina. Queste qua le userò come decorazione per il retro dei gioielli, insomma, in resina, dei progetti in resina. Sempre per i progetti in resina ho trovato queste sprinkles,
a forma di farfallina. Anche questi qua sono molto carini da inserire nella resina. Ci sono di vari colori: rosa, rosa chiaro, fucsia, azzurro, argentato, e sono proprio farfalle. E simili alle farfalle ho trovato questi, che vabbè, all'interno ci sono anche le stelline. Ci sono anche delle stelline da usare sempre per il retro delle cose in resina. E gli unicorni, non so se si vedono bene, rosa e sono rosa e grigie, argentati. Sono unicorni. Questi sono gli due stickers, due set di stickers. Questo è uno dove ci sono tutti questi animaletti kawaii. Sono molto simpatici. E l'altro ci sono sempre kawaii, questi budini e le fragoline. Pudding. E poi invece dal negozio Hobbycraft, che è questo, e si trova a Stockport nel centro commerciale Peel Center. È una catena che c'è un po' in tutta Inghilterra. Ho preso sempre dei set di stickers, che appena li ho visti ho pensato che erano molto molto belli da usare con la resina, e sono queste farfalle vintage, e sono questi adesivi vintage, queste farfalle con dietro spartiti di pianoforte o giornali, come se fosse appoggiata su un giornale. Ecco qua. Le altre invece sono sempre un po' vintage, con i fiori e gli uccelli, sempre con questo sfondo, come se fosse. Poi ho trovato questo set che gli avevano in sconto, questo set di fogli per scrapbooking, o comunque per fare qualcosa con la carta. Sono 72 fogli con queste fantasie molto pastello. Sempre lì da Hobbycraft ho trovato questi cuoricini, mezzi cuoricini, come se fossero mezze perle, a forma di cuore, che utilizzo di solito per decorare le cose in fimo. Ma si possono usare anche per lo scrapbooking, per decorare scatole, per decorare qualsiasi cosa. Ed erano molto carini. Sempre lì ho trovato questi cuori che sono fatti come se fossero delle perline unite. Anche questi sono molto carini per decorare diverse cose. Ho acquistato poi questo set di specchietti, sono quattro ovali. Eccola, sono io con la videocamera, la fotocamera, che utilizzerò sicuramente per delle creazioni in fimo. Poi ho trovato questo set di ciondoli che era in sconto e mi sembrano molto carini, dove ci sono le chiavi e i lucchetti. Poi un'altra cosa, ho trovato sempre degli adesivi, sempre da utilizzare con la resina, dato che mi piacciono molto non so se si era capito, gli unicorni e questi nuovi personaggi qua che ci sono, che sono tipo mini pony. Ho trovato questi qua, questi stickers, e secondo me può venirci qualche progettino carino sempre per la resina. Non so se li conoscete, ma qua stanno andando molto, ci sono anche i pupazzi, eccetera.
Poi ho preso sempre come decorazioni per qualsiasi cosa, scatole e fimo, carta, eccetera, questi fiori. Grazie telecamera per mettere a fuoco sempre, grazie. E sono fiorellini di strass. Adesso c'è l'ultima cosa che ho preso qui, sono sempre adesivi, erano in sconto, un pound, come vedete. E sono queste farfalle molto belle, anche queste da usare come decorazione, ma io le userò soprattutto per la resina, che sono proprio olografiche. E secondo me con la resina fanno un bellissimo effetto.